per te portare in scena la commedia, che insomma ha interpretato in tantissimi film, che cos'è? La commedia? La commedia è lei che ha scelto me, perché io quando ho iniziato a fare l'attrice non... Cioè, sicuramente mi divertivo a ripetere le battute di tutti i film di Carlo, mi divertivo a vedere le commedie, però non ho mai pensato che io stessa potessi essere poi un'attrice di commedia. Poi invece dopo Viaggi di nozze ho capito che c'era un talento inespresso e quindi la commedia mi ha preso. Però non ti era mai successo, ahi va. Sì, ma stiamo a parlare di un posto con l'acqua dove non si tocca, con le onde finte. Ma chi sono cetaceo, so? Com'è che l'altra volta ci eri riuscito? Grazie. Dentro la piscina delle terme, sa che sforzo, con l'acqua che ti arriva qua, pure una sarma ci riusciva. Ho iniziato così piccola e ho iniziato veramente teenager, quindi sono cresciuta diciamo un po' sui set, perché ho passato varie fasi della mia vita, della mia formazione, poi sempre accompagnata dal lavoro del cinema. È un'arte che mi ha dato da vivere, che mi ha dato da sognare, che mi ha sempre accompagnato. Da parte di quel signore là. Da spettatrice invece è un momento, diciamo così, di non solo di evasione. Per me il cinema è divertimento e intrattenimento in generale e anche modo di emozionarmi, perché spesso e volentieri mi emoziono, mi entro sempre dentro alla storia, insomma, quando è un bel film ovviamente. Glielo porti pure. Va bene. Tenga. Non ha la fede. Bono. C'è un momento esatto in cui hai deciso di fare l'attrice? Sai che non me lo ricordo, perché io ero un'appassionata di danza da ragazzina, proprio ti parlo di 10, 11, 12 anni, ho sempre voluto fare la ballerina. Però oltre alla ballerina, mio papà è un cinefilo appassionato e quindi mi ha sempre così introdotto al cinema del neorealismo, anche da bambine ci faceva sempre vedere tanti film, anche divertenti, da Pane Amore fino a cioè, film più così, di Visconti, di Fellini, cioè mio papà è... Quindi mi ha passato questa grande passione. Io comunque mi chiami Ivano. Piacere, Jessica. Io sono appassionata a quei personaggi, sono affezionatissima, intanto perché Jessica mi ha dato la notorietà e poi perché secondo me è un personaggio di una molto anche molto tenero, molto tra virgolette drammatico, nel senso che c'è della commedia, però sono sempre personaggi, secondo me sono amati, fanno parte di un immaginario un po' che ci rappresenta ovviamente la parte più romana, però con delle caratteristiche un po' comuni agli italiani, no? E non lo so, forse perché non deludono mai Ivano e Jessica. Poi c'era pure Enza, è vero, non l'avevo dimenticato Enza, insomma. Enza è moreno. Stesso. Si chiama Vicchiarutti. Ancora non si rassegna. No, si chiama. Ci chiamiamo Vecchiarutti, perché fino a prova contraria sei ancora mia moglie, non ho capito io. Cortesemente a me mi può segnare con il nome da ragazza, Enza Sessa. Ecco, adesso mi dica lei se Sessa è più fine dei Vecchiarutti, no, me lo dica lei. L'ironia che cos'è per te? Una salvezza. Niente, stavo... Ti siete scambiati i cellulari, mail? Ti hai detto pure che segno sei, ascendente? Ma no, è che sì, ve ne si è buttato in acqua a fare i tiri e cosa che la palla, ha fracicata tutta quanta. Gli ha fracicato pure il libro, quindi stava asciugato. E la seduttività? La seduttività è la capacità di stare bene con se stessi e di trasmetterlo agli altri. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Castellitto, non ti muovere. Non muovere. E quello è stato un bel, diciamo, giro pagina, perché quello mi ha dato così una... Per me non ti muovere è stato il momento in cui ho iniziato a fare cinema d'autore. Voglio trovare un
senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Mel Gibson, The Passion. Mel Gibson, The Passion è un viaggio. Un viaggio nella... questo mondo così di Mel, fatto di misticismo. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà. Domani arriverà lo stesso. Cosa vuoi per te? Ma io vorrei continuare a esprimere tutte le sfumature, tutte le note che la mia, che le mie corde possono suonare, quindi mi auguro di trovare sempre bei ruoli, mi auguro di non annoiare mai il mio pubblico, che amo. E che ti ama, che ti vuole bene. Un senso a questa situazione. Ufamus.